modo migliore per capire il bilanciamento, infatti guardi l'attività, tra l'acqua e la semola per fare un impasto corretto, semplicemente l'assaggi. Puoi usare tutta la tecnologia che vuoi, ma in fin dei conti devi assaggiarla. E cosa senti? Grano. Buono. Semplicemente grano. Puoi assaggiare tutta quella che ti va, eh? Su questa tavola dei prodotti siciliani, delle eccellenze siciliane. Abbiamo dell'olio extravergine d'oliva, la pasta naturalmente fondamentale nella dieta mediterranea, di grano duro, abbiamo naturalmente il vino, non può mancare il Syrah, della salsa di pomodoro, pomodoro siccagno, è un pomodoro che viene coltivato in assenza d'acqua, le acciughe anche d'aspra, il pane che viene prodotto attraverso le farine più antiche e naturalmente la nostra farina. Il piatto di oggi l'ho voluto chiamare la Sicilia in tavola, una ricetta molto, molto povera ma ricca di sapidità. Abbiamo scaldato dell'olio extravergine d'oliva con dell'aglio di Nubia e del trapanese, fatto andare 5 minuti la salsa e dopodiché in un pentolino a parte scaldato dell'altro olio con della mollica trapanese, una mollica con una trama molto, molto grossa che crea poi alla fine del piatto croccantezza. E aggiunto dell'acciuga di aspra, che dà ovviamente un tocco di sapidità, e delle spezie che nella cucina siciliana sono fiore all'occhiello. Dunque alla fine del piatto metteremo appunto la mollica tostata, e delle foglioline di origano fresco, e delle foglioline di maggiorana, un goccio di olio extravergine d'oliva e il piatto è pronto. Un piatto semplice, un piatto gustoso, abbastanza salutista. Buon appetito a tutti!